amici, buongiorno da Dubai, Alessandro Ventura. Mi trovo ancora una volta negli uffici di Samana Developer, il costruttore famoso per le mini piscine a Dubai. Allora, voi sapete che ho venduto un po' di unità qui, tra cui una, tra l'altro, mi pare proprio il 24 di dicembre, non lo so, perché qua siamo sempre aperti, sempre operativi, non si perde tempo. E naturalmente bisogna cogliere le occasioni al balzo. Ho ricevuto tante richieste di persone interessate, curiosi, che magari vorrebbero, ma su questa tipologia di appartamentini piccoli, simpatici, da investimento, da rendimento veloce, non si può aspettare un mese, due mesi, tre mesi, perché qua arrivano come le cavallette e portano via tutto. Dopo, per carità, si può trovare qualche cancellazione, se si è fortunati, se si è bravi, magari inseriti come lo sono io, ma poi diventa difficile e poi stiamo a guardare quello che fanno gli altri. Allora, come ho già detto in video passati, se volete investire a Dubai va bene, se non volete investire a Dubai va benissimo, ma stare in questo limbo di situazione vorrei ma non so, non andiamo da nessuna parte, ok? Mindset, velocità. E questa, se ci credete che questa è la città del futuro, chiamatemi e cerchiamo di concludere qualche operazione velocemente, in sicurezza e senza costi di commissione aggiuntivi. Non so cosa volete di più. Allora, per esempio, questo è l'ultimo progetto che hanno lanciato, il Samana Santorini, che è andato praticamente quasi sold out. In particolar modo le unità più grandi sono quelle che sono state bruciate subito, quindi i two bedroom. Vedete, veramente belli e anche costosi, sinceramente. C'è ancora qualche unità random, qualche 3-4 cancellazioni le abbiamo avute. Cosa sono cancellazioni? Sono immobili a sconto? No. Sono unità prenotate, magari è stato dato un anticipo, eccetera, poi il cliente o ha cambiato idea o è sparito o ha avuto problemi a trasferire i soldi e l'unità torna sul mercato allo stesso prezzo di prima. Andiamo a vedere lo show apartment. Allora, questo è one bedroom show apartment, più o meno che rispecchia la qualità e l'arredamento che troveremo in tutti questi progettini di Samana Developer. Più che decoroso, carino, assolutamente. In questo non è inserita la mini piscina perché non potevano farlo, ma carino, assolutamente, da investimento, ma anche da viverci. Cioè, io personalmente ci vivrei, per cui niente da dire, veramente. Vedete qua la camera? Sì. Gli show apartment sono sempre belli, sempre arredati bene. E ricordo che non viene fornito di arredamento l'appartamento da questo developer, semplicemente la cucina completa. Eventualmente c'è anche un pacchetto per l'arredamento a parte, però insomma, se parliamo di unità piccole, uno può fare anche tutto da solo. Qua c'è l'imbarazzo della scelta a livello di negozi, fornitori grossisti di arredamento. Questo è l'ultimo dei problemi. Vediamo il bagno com'è. Ah, ok, bagno con doccia. Io preferisco sempre la doccia rispetto alla vasca da bagno. Questo costruttore lancerà degli altri progetti, ne sono previsti almeno 3 per il 2023, quindi se il concept vi piace, questa idea di appartamentini con le mini piscine, condomini bassi residenziali con poche spese di manutenzione, ideali per fare short term, contattatemi immediatamente, dovete darmi il passaporto e cerchiamo di bloccare qualcosa, perché se no ci rivediamo nel 2024, ok? Alessandro Ventura, Dubai.